One Podcast. Qualche anno fa, nel 2017 per l'esattezza, ho bucato, come si dice in gergo, un servizio televisivo. Nel senso che quel servizio io non l'ho mai girato, è stato un fallimento, sono tornato a casa senza. Il mio obiettivo era appunto andare in Libano per la terza volta e documentare la produzione di una droga sintetica che si chiama Captagon. Le informazioni al riguardo erano veramente confuse e vaghe. L'interesse per queste pillole, perché questa droga è in pillole, era dovuta dal fatto che allora si diceva che fossero prodotte in Libano e non solo e mandate ai terroristi dell'ISIS. Tant'è che appunto la droga era stata soprannominata la droga dell'ISIS. Gli effetti erano probabilmente sentire una grande forza, il coraggio, insomma l'ideale per chi sta combattendo, come dire, una guerra. Bene, dopo giorni di giri in macchina in mezzo alle montagne del Libano, noi quei laboratori però non li abbiamo mai visti. Da allora del Captagon non ne ho quasi più sentito parlare. Ultimamente, all'improvviso, leggo che questa droga sintetica è al centro di un'importante svolta politica che riguarda la Siria. Tra poco ne parleremo. Quest'ultima, con il suo presidente dittatore Bashar al-Assad, è stata inaspettatamente riammessa nella Lega Araba. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? Io vi ho raccontato del mio fallimento in Libano nel 2017 per darvi appunto l'idea di quanto a volte le notizie tornino, no? E siano in un qualche modo determinanti anni dopo. Di Captagon, appunto, non si era più sentito parlare, almeno io. L'ospite di oggi, invece, ci spiegherà la centralità di questa droga. Ma prima un po' di contesto. Cos'è la Lega Araba? È un'organizzazione internazionale politica di stati nordafricani e della penisola araba. Qual è il suo scopo? Vi leggo l'articolo 2 del suo trattato costitutivo, così si capisce meglio. Lo scopo della Lega è di allestire relazioni più strette fra i paesi aderenti, coordinando le attività politiche di questi, secondo principi di collaborazione, nonché di salvaguardare le rispettive sovranità e indipendenze e considerare in un'ottica generale gli affari e gli interessi dei paesi arabi. Insomma, la Lega Araba è un'organizzazione che permette ai singoli stati di fare gruppo, no? E di contare quindi di più nello scenario internazionale. Ora, la Lega Araba nel 2011 aveva cacciato dall'organizzazione la Siria per isolare il regime appunto di Assad, accusato di gravissime violenze durante le sollevazioni della primavera araba. 12 anni dopo, Bashar al-Assad è ancora lì, ma la Lega, proprio qualche giorno fa, ha riammesso la Siria a far parte del gruppo. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Mattia Serra, ricercatore dell'ISPI. Questa è la risposta che mi ha mandato. Ma perché la Lega Araba ha deciso di riammettere la Siria? Per capire le cause e il significato di questa decisione bisogna fare un passo indietro e tornare al 2011, quando sulla scia delle primavere arabe la popolazione siriana decide di scendere in piazza per protestare contro la corruzione e la violenza del regime di Bashar al-Assad. Di fronte a queste proteste la risposta del regime è netta e l'esercito risponde col fuoco. Da lì nasce una guerra civile che dura tutt'oggi e che ha portato alla morte di centinaia di migliaia di persone e che ha costretto milioni di persone a lasciare le proprie abitazioni e molto spesso a fuggire dal paese. Di fronte a tale violenza, la risposta della comunità internazionale è netta. I paesi europei e gli Stati Uniti decidono di isolare il regime a livello internazionale e tanti paesi della regione decidono di seguirli. Da qui, nel 2011, la Lega Araba decide di sospendere la Siria. Ecco, questo isolamento internazionale va avanti fino al 2018, quando alcuni paesi della regione e soprattutto gli Emirati Arabi Uniti decidono di riaprire le loro relazioni diplomatiche con la Siria. Ma perché lo fanno? A spingerli c'è la convinzione che ormai la guerra sia finita e che se anche il regime di Bashar al-Assad non controlla tutto il territorio siriano, il futuro della Siria comunque non potrà essere scritto senza il suo presidente Bashar al-Assad. Quindi è come se Assad avesse vinto la guerra. Ma allora, se questo processo è nato nel 2018, per quale motivo soltanto nel 2023 la Siria è stata riammessa nella Lega Araba? Ecco, due ragioni. La prima
il terremoto del 6 febbraio, quell'evento devastante che ha colpito il sud della Turchia e il nord della Siria e che ha portato alla morte di decine di migliaia di persone e che ha avuto conseguenze disastrose per il paese. Ecco, di fronte a questo avvenimento, di fronte a questa tragedia, il regime di Bashar al-Assad è in grado di rilanciare la propria immagine internazionale, presentandosi sia nella regione che nei contesti internazionali come il principale interlocutore per tutto quello che riguarda la Siria, anche se di fatto il regime non controlla tutto il territorio. La seconda ragione però è un po' diversa, ed è legata al Captagon, una droga sintetica che viene prodotta in Siria nei territori controllati dal regime e che negli ultimi anni ha inondato il mercato degli stupefacenti del Golfo. Una droga il cui giro d'affari è stimato, secondo alcuni analisti, in decine di miliardi di dollari e che rappresenta per i paesi del Golfo una minaccia, sia dal punto di vista della sicurezza nazionale che dal punto di vista della salute pubblica. Ecco, di fronte a questa minaccia gli stati della regione decidono di interagire direttamente col regime, ben sapendo che questa droga viene prodotta con la complicità di Bashar al-Assad e dei suoi soci. Ecco, due ragioni che hanno spinto i paesi della regione a riavvicinarsi alla Siria e a decidere di rimettere la Lega Araba. Quali conseguenze avrà questa decisione è ancora complicato da dire, ma quello che è certo è che da questa riabilitazione di Bashar al-Assad non si troverà una soluzione a quelli che sono i veri problemi della Siria, un conflitto che rimane congelato e una situazione umanitaria disastrosa e che sicuramente non sarà migliorata da tutti i soldi che arriveranno al regime di Bashar al-Assad, che come sappiamo è poco interessato al benessere della sua popolazione. Grazie a Mattia Serra. Quindi, sostanzialmente, secondo l'analisi appena fatta appunto da Serra, la Lega Araba riammette la Siria per due motivi principali. Primo è che Assad sostanzialmente ha vinto in un qualche modo la guerra, poi sì, non controlla tutto quanto il territorio, ma la percezione probabilmente dei paesi arabi che gli stanno intorno è che invece questa cosa sia in un qualche modo accaduta. E la seconda, più clamorosa, riguarda appunto il Captagon, quella droga che io andavo cercando in Libano nel 2017. Questa droga sta invadendo i mercati dei paesi confinanti, soprattutto dell'Arabia Saudita e di altri paesi del Golfo, e proprio questi paesi, per avere più controllo sulla sua produzione, per avere quindi più controllo sul presidente dittatore che appunto controlla la Siria, hanno deciso in un qualche modo di riammetterlo a far parte dell'organizzazione. Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi, vi auguro un buon weekend, noi ci sentiamo lunedì, ciao! Ma perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.